Benvenuti o ben trovati sulle orme degli animali. In questo video parleremo della coccinella, un insetto che apprezziamo fin da quando siamo piccoli, per via del suo aspetto, della sua fama e delle sue potenzialità. E impareremo a distinguere quelle più comuni, nonché il loro stile di vita, ma anche quali sono le problematiche cui devono far fronte. Le coccinelle sono distribuite in tutto il mondo, tranne che in Antartide, e sono catalogate in 360 generi, tutti appartenenti alla famiglia dei coccinellidi, che a sua volta fa parte dell'ordine dei coleotteri e se ne conoscono fino a 6.000 specie. Sono contraddistinte non solo da diverse colorazioni, ma anche da svariati tipi di disegni, oppure possono anche non presentarne affatto o avere un colore poco appariscente. La parte del corpo in cui è possibile osservare tali caratteristiche è formata dall'accostamento di due elitre, ovvero di due ali indurite, che hanno la funzione di proteggere il torace e l'intero addome e che nascondono sotto ad esse le vere ali funzionanti. E infatti, quando devono alzarsi in volo, le coccinelle alzano prima le elitre e poi spiegano le ali. Esse hanno una forma ovoidale con il dorso convesso e l'addome piatto e sono di dimensioni molto piccole, da 1 a 10 mm, e le più comuni presentano dei puntini su sfondo colorato, che però non sono sempre dello stesso numero. Questo varia a seconda della specie e ce ne sono alcune che, anziché queste macchioline, presentano delle strisce, oppure delle fossette o delle linee verticali. La presenza di questi disegni ha una funzione specifica, che è quella di rendersi appariscenti per trasmettere un messaggio, ovvero quello di essere degli animali mal digeribili e dal sapore sgradevole per via della sostanza repellente in essi contenuta. Questa sostanza altro non è che il loro sangue, chiamato emolinfa. Lo rilasciano dalle articolazioni e risulta tossico per i piccoli predatori da cui sono minacciate, quali uccelli, rane e lucertole. Le zampe sono 6 e sono in grado di retrarsi e nascondersi negli incavi del corpo, costituendo per loro un'altra strategia di difesa. Infatti, in questo modo le coccinelle si lasciano cadere nel terreno e diventano meno afferrabili. Le antenne invece sono piccole, così come anche la testa, che è quasi messa in secondo piano dal più appariscente protorace. Sono voraci mangiatrici e la maggior parte di esse è entomofaga, cioè si nutre di altri piccoli insetti come gli acari, gli afidi o le cocciniglie, e per questo sono molto utili nella lotta biologica contro le specie dannose per l'agricoltura. Ma non tutte le specie si nutrono di insetti, ce ne sono alcune che ad esempio mangiano le parti delle piante, cioè sono fitofaghe, e altre ancora che invece si nutrono di funghi. Inoltre, le coccinelle hanno un potenziale riproduttivo molto alto. Infatti, una femmina può deporre da 400 a 700 uova ed, avendo un ciclo vitale abbastanza rapido, più generazioni già nello stadio adulto possono sovrapporsi nel corso dell'estate e, nel complesso, la loro aspettativa di vita è di circa un anno. Esse in inverno vanno in letargo, trascorrendo la stagione fredda tra le fessure delle rocce o degli alberi, oppure fra le crepe e gli angoli dei muri. Mentre in primavera, quando svernano e sono già nello stadio adulto, iniziano subito a riprodursi. Le uova che depongono sono piccole, di forma affusolata e anch'esse dai colori appariscenti, e molto spesso vengono deposte sotto le foglie delle piante fortemente infestate dalle loro prede. Alcune specie le depongono isolate l'una dall'altra, mentre altre in piccoli gruppi, e insieme a quelle fertili vengono deposte anche delle uova non fertili, che serviranno da nutrimento per le larve appena nate. Quest'ultime di solito vivono nello stesso ambiente delle coccinelle adulte e presentano anch'esse delle macchie colorate. La loro corporatura è ben differenziata e presentano delle verruche pelose. In alcune specie invece il corpo è ricoperto da placche, mentre in altre da tubercoli, e le colorazioni possono essere tra le più svariate. Già in questo stadio sono molto voraci, riuscendo a divorare fino a 50 afidi al giorno, aumentando fino ad arrivare al centinaio nelle adulte. Dopo circa 4 settimane tutti e 4 gli stati larvali saranno completati e verranno sostituiti da quello di pupa, che dura all'incirca 15 giorni, durante il quale presentano una forma contratta.
A seconda delle specie o dell'ambiente in cui sono insediate, possono succedersi da una a sei generazioni in un anno e il loro numero è spesso correlato a quello delle prede disponibili nel loro ambiente. Come strategia per ridurre il tasso di mortalità se il numero delle prede scende sotto certi livelli, si spostano su un'altra pianta o un altro tipo di vegetazione e devono essere molto attive nella ricerca delle nuove prede, poiché le rilevano tramite contatto e per questo si insediano dove le infestazioni sono più imponenti. In casi estremi mettono in atto altri comportamenti, come ad esempio quello di adattarsi a mangiare altri tipi di insetti fitofagi o persino altre coccinelle. E come ultima misura scelgono un'alimentazione alternativa, passando ad esempio da una nutrizione a base di insetti ad un'altra a base di tessuti vegetali, oppure di funghi, liquidi zuccherini o polline. Una credenza molto comune è che la coccinella porti fortuna, e in particolare lo si pensa della coccinella a sette punti, e il che ha origini molto antiche. Infatti, secondo l'astrologia babilonese, i pianeti erano sette, quindi per loro questo numero rappresentava la perfezione del cosmo, e di conseguenza la coccinella che lo portava sulle spalle non poteva che essere una coccinella fortunata, ma questo valeva finché se ne trovava una sola. La cosa cambiava di molto se ne venivano trovate tante, e infatti si riteneva che in questo caso fossero un presagio di devastazione, ma in realtà c'era una spiegazione logica anche a questo loro comportamento. Ovvero le coccinelle si raggruppano in centinaia o migliaia quando sta per arrivare il freddo e cercano di avvicinarsi alle abitazioni per poter trascorrere l'inverno in un ambiente caldo e riparato. Ma vediamo nel dettaglio alcune delle specie più comuni, iniziando proprio da quella appena citata, la coccinella europea o coccinella dei sette punti. Lunga 7-8 mm, nera e con le elitre rosse, presenta tre puntini neri su ciascuna elitra e un punto intermedio a cavallo delle due, vicino al capo. Essa sverna a marzo e depone le prime uova, circa 400, di colore giallo-marrone, alla fine di maggio. E da queste, dopo 5-8 giorni, escono le larve, che sono inizialmente nere e poi grigio-blu punteggiate di rosso e ornate da verruche nere. Altrettanto comune e attiva contro gli afidi è la Dahlia bipunctata, che presenta invece solo due macchie, che possono essere rosse su sfondo nero o nere su sfondo rosso. E poi c'è la Donia variegata, lunga dai 3 ai 6 mm, dove a differenza delle precedenti le macchie nere su ogni elitra sono di diversa grandezza e la macchia in comune a forma allungata. Invece la Natis ogellata è di colore bruno rossastro, è lunga 8-9 mm e si distingue per avere degli aloni bianchi che circondano le fosse nere sulle elitre. Le coccinelle fitofaghe, cioè mangiatrici di piante, appartengono esclusivamente alla sottofamiglia degli epilachinini e si distinguono dalle altre soprattutto per la presenza di peluria sopra il dorso, come nel caso della coccinella a 24 punti che si nutre di trifoglio ed erba medica, o la grande coccinella mangiafoglie che è invece endemica dell'Australasia. C'è poi un caso molto particolare, ovvero quello della coccinella arlecchino, chiamata così perché ha un numero di puntini variabile e lo stesso vale per il colore. Essa è di origine asiatica, ma è stata introdotta in molte parti del mondo per la sua particolare efficacia nel controllo dei parassiti, essendo essa molto prolifera, resistente e vorace. Ma proprio per queste sue caratteristiche, con il passare degli anni si è trasformata in un problema per questi luoghi, poiché ha finito per essere una minaccia per le specie endemiche, come ad esempio la coccinella europea o quella a due punti di cui abbiamo già parlato. Tra le altre specie citiamo anche la coccinella a 22 punti, che è di colore giallo con 11 puntini su ogni elitra ed ha anche 5 puntini sul pronoto, che invece è di colore bianco. Nel suo caso però si tratta di una specie che si nutre di funghi, come ad esempio dell'oidio, detto anche mal bianco delle piante. C'è poi una coccinella che si distingue per la colorazione ed è Brumoides suturalis, che presenta delle linee nere su uno sfondo dorato e metallizzato.
Infine, una delle coccinelle che storicamente è stata più impiegata per combattere i parassiti delle colture è Novius cardinalis, per via della sua specializzazione predatoria, rivolta soprattutto alla specie Icheria purcasi. Essa è originaria dell'Australia, ma fu poi introdotta in California per proteggere gli alberi di agrumi, appunto, dalla cocciniglia cotonosa. Spero che vi sia piaciuto questo argomento e magari, se lo avete visto fino alla fine, lasciate nei commenti l'emoji di una coccinella. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Un saluto e a presto!